Alessandro Calori, che cosa ha rappresentato per te il Pisa e il Romeo Anconetani? Ha rappresentato l'inizio di una delle categorie importanti. Ho esordito qua in Serie B, ho esordito qua in Serie A, perché quando sono arrivato mi ha preso dal Montevarchi, mi chiamò, mi disse: se lei non rinnova il contratto diventa un giocatore del Pisa. E io dissi: presidente, non si preoccupi, sono già un giocatore del Pisa. E iniziai i 2 anni, con lui si vinse il campionato e poi sono in Serie A e avevamo una squadra di ragazzini all'epoca, ma che poi quasi tutti hanno fatto strada, da Simeone, Chamot, Padovano, Lamberto Piovanelli, che in quel momento era il giocatore più importante, Mario Benzo, mi ricordo Olcetti, tutti i ragazzi che ricordo con affetto. E lui era una persona che spesso si andava al ritiro in Serie A, e quando la sera sul tardi ritiro ci parlava, era un fiume in piena di racconti di quello che faceva lui nel calcio. Era stato il primo mediatore, no? L'uomo che vendeva e comprava giocatori, quindi aveva un fascino. Noi eravamo ragazzetti, ascoltare questo nonno presidente era una roba bella. Poi ci insegnava anche qualche trucco per il proseguo della carriera. E la tua carriera, insomma, poi ha preso il volo, è stato a lungo all'Udinese, tra le altre. A proposito dell'Udinese, ti chiedo se sei rimasto sorpreso alla vittoria contro il Genoa, nelle proporzioni, viste le difficoltà anche. Ma è una cosa strana, perché le due, fino alla partita con l'Inter e l'Atalanta, l'Udinese stava facendo bene, la squadra che prendeva meno gol, quindi era strano quei due partite lì, hanno perso un po' praticamente la rotta. Genova sicuramente ha fatto un colpo importante. Ti aspetti che, o comunque ti aspettavi che Gotti, visto il buon lavoro che ha fatto, sia pure in una partita soltanto, potesse continuare, potesse scegliere di diventare l'allenatore in prima di questa squadra, per come lo conosci, per quello che hai potuto capire? Gotti ha detto lui che, insomma, che lui è in una situazione temporanea, ha scelto di fare il secondo e la sua scelta sicuramente è stato onesto nel dire: io voglio continuare a fare il secondo, perché ha provato a fare il primo, evidentemente ha ritenuto giusto così. Ecco, per quanto riguarda la lotta a salvezza, che cosa ti senti dire in questo momento? Come si sta delineando secondo te la situazione? Ma si sta delineando che anche le squadre piccole quest'anno hanno coraggio di giocarsela con tutti, e sia le neopromosse, Lecce, Brescia, Verona, sta facendo ottime cose con una squadra giovane, con tanti giocatori che ha l'esordio in Serie A, e questo e quindi alza il livello e alza la possibilità che in tante sono dentro il calderone. Ti aspettavi questo cambio al Brescia con l'esonero di Corini e l'arrivo di Grosso? No, sinceramente no, penso che Corini sta facendo quel tipo di campionato che deve fare, poi c'è una partita da recuperare, però c'è sempre un presidente che decide, in questo caso è un presidente particolare, però è anche un presidente che ha ripreso in mano una situazione che sembrava che andava alla deriva. Però io credo che Corini abbia fatto sia in B che adesso delle buone cose, perché è una squadra che gioca bene a calcio, sta valorizzando tanti giovani, quindi non so quale sia l'obiettivo. All'esterno, a proposito di presidenti, che idea si è fatto di Rocco Commisso, che ha comprato la Fiorentina in estate? Sembra che ha grande entusiasmo, sembra che voglia fare cose importanti, va a progetti, vuole fare lo stadio, vuol costruire il centro sportivo. Però ha anche detto che se entro 8 anni non vengono fatte, prende e se ne va. Quindi mi sembra una persona molto decisionista, con le idee chiare, e credo che abbia anche le possibilità per poterlo fare. Le piace Castrovilli, se si aspettava questa esplosione? Castrovilli è uno dei migliori giovani che ci sono, anch'io non pensavo facesse cose così importanti,
lo scorso anno alla Cremona, che ha fatto bene, ha delle qualità, adesso sta confermando con continuità, e sicuramente è uno che anche lo stesso Mancini lo seguirà bene bene. Prima battuta sul Lecce, visto che si parlava di neopromosse, sta facendo un bel lavoro Oliverani, tutto sommato. Per adesso il Lecce non sta risentendo del passaggio di categoria? Sì, il Lecce, Oliverani era con lui, lo allenava il Trapani, lui allenava il Lecce, si faceva la corsa per vincere quel campionato lì, ha vinto il campionato, poi ha vinto quello di Serie B. Quest'anno sta riproponendo un modo di giocare abbastanza offensivo per una neopromossa, ma sta facendo bene, ha idee chiare, è sempre sul pezzo e sta cercando di portare la salvezza a questa squadra. Io penso che stia facendo un grande lavoro.